Siamo nel post partita di Soriano Praia Tortola con mister Aida. Mister, nel primo tempo veramente bene, nel secondo forse c'è stato un po' più di equilibrio, alla fine la differenza l'ha fatta una bella giocata di Salvador che ha consentito a Steger di segnare, ma nel complesso la prestazione è positiva. No, io non sono d'accordo su questa analisi. Perché conoscendo la mia squadra chiaramente oggi non abbiamo fatto una buona partita, anzi direi forse la fra Coppa e la prima di campionato forse la più brutta in senso assoluto, che abbiamo sbagliato troppi passaggi, abbiamo giocato poco la palla, più di due passaggi non siamo riusciti a fare, poi abbiamo anche regalato un gol insomma con la palla nostra, Puoli ha sbagliato un appoggio semplicissimo a due metri su Berti, sono ripartiti in contropiede, insomma prendere un gol così pur giocando male insomma fa male, quindi non sono affatto contento. Dobbiamo cercare chiaramente di interpretare le partite in modo diverso, un gran merito sicuramente dato al Soriano che ha fatto una buona partita, hanno cercato di non farci giocare, ci sono riusciti mettendo in difficoltà forse i nostri palleggiatori. Però questo non toglie il fatto che noi una certa superiorità che avevamo in mezzo al campo non abbiamo mai sfruttata e non siamo stati mai capaci di sfruttarla. Forse alle volte siete stati un po' faraginosi, però magari si poteva cercare un po' di più la giocata, si andava invece troppo a cercare di affondare dando buon gioco poi al Soriano nel coprirsi. È quello che dicevo prima, solitamente noi riusciamo a giocare da dietro, a partire da dietro, a far girare la palla e a trovare poi eventualmente una soluzione in fase offensiva. Adesso invece dopo due passaggi già cercavamo la verticalizzazione in avanti e chiaramente era molto più facile per il Soriano in questo modo difendersi. Sono stati bravi loro, i loro difensori, i loro centrocampisti a chiudere tutti gli spazi e chiaramente per noi è stato difficile poter andare dentro, insomma. Fa male perdere queste partite perché è una partita che non abbiamo proprio giocato. Oggi è stata una partita dove forse siamo venuti a fare una gita, perché oggi molti dei miei ragazzi oggi non c'erano in campo. Mister, in apertura dicevamo il Praia Tortola è un progetto che affonda radici da lontano, c'è continuità diciamo societaria e tecnica, lei è la dimostrazione e lei è anche un grande allenatore, questo lo dico senza timore di smentita. Quest'anno in questo percorso che chilometro è quello del Praia Tortola, cosa deve significare? No, noi stiamo mettendo dei mattoncini anno dopo anno, insomma, stiamo lavorando proprio per cercare di migliorare continuamente, su questo ci stiamo riuscendo. E quello che dicevo prima, ecco, riferito proprio a questo, ecco, noi a livello di gioco dobbiamo migliorare tantissimo. Fino a prima della partita ci eravamo riusciti esprimendo un buon gioco, non avendo paura di giocare la palla, di tenere la palla, cosa che oggi purtroppo non è avvenuta. E questa non è una crescita, ma è una decrescita. Per cui ecco, dobbiamo ritornare un po' dietro, vedere, valutare bene, oltre chiaramente, ripeto, ai meriti che ha avuto l'avversario nei nostri confronti, e vedere un attimo lì dove abbiamo sbagliato, se è qualcosa di personalità, e questa è comunque la prima partita che facciamo fuori casa, per cui insomma dobbiamo valutare bene tante cose. Grazie mister, buon rientro. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Siamo con mister Giovinazzo, tecnico del Soriano. Mister, una partita sicuramente complicata dove siete riusciti comunque a non soffrire più di tanto, poi il gol nasce da quella bellissima discesa di Salvador e posso dire che ha azzeccato il cambio visto che ha segnato Steger che era entrato da due minuti. Vabbè, in genere quando succedono queste cose c'è anche un pizzico di fortuna. È ovvio che avevamo fatto il cambio perché Staropoli non aveva più e quindi abbiamo messo un po' di forza fresca. Sì, una partita difficile, complicata è la parola giusta. Sapevamo che era il Praia una squadra tosta, che ha un buon gioco, un buon ritmo. Noi però ci siamo fatti trovare pronti. A mio avviso loro potevano fare gol in qualche azione, che in qualche errore nostro, perché avevamo lasciato un po' di campo e anche noi però credo che abbiamo creato qualcosa di più importante. Alla fine penso che la vittoria è meritata contro una forte squadra, una squadra ben messa in campo e che farà un grande campionato a mio avviso. Quindi ma il valore di questa vittoria è ancora più peso. Su quest'ultima battuta ci torniamo dopo. Prima è stata una partita dove il Soriano è stata una squadra, i ragazzi si sono aiutati, però diciamo in cronaca con Francesco Marasco abbiamo notato due cose.
Clasadonte ci ha fatto consumare l'inchiostro per quanti palloni ha recuperato, ma anche Fioretti, che non ha fatto gol, ha fatto un grande lavoro di sacrificio, perché molto spesso la prova positiva dell'attaccante si lega al gol, ma in realtà non è sempre così. Assolutamente, nemmeno a farla apposta, quando è finita la partita gli ho detto che ha fatto una grande partita, anche se non ha segnato oggi, e come si è assegnato, a mio avviso ho visto la stessa identica cosa. Per quanto riguarda Piero, credo che sia l'emblema di questa squadra, è veramente il capitano trascinatore, ed è quello, è l'uomo squadra, quindi non è in questa partita, lo sarà in tutto il campionato, perché Piero è una grande persona prima che un grande calciatore, quindi a questo poi lo accompagnano queste prestazioni che sono proprio tutto cuore, e prestazioni di sostanza. Però credo che anche la squadra oggi, il gruppo squadra, abbia inciso parecchio, perché hanno giocato veramente da squadra, si sono aiutati, è una squadra compatta, hanno giocato l'uno per l'altro, quindi credo che questa partita sia vinta anche per questa motivazione. Questa partita di oggi era una specie di derby tra le due mine vaganti dello scorso anno, perché, diciamo, tolte le favoritissime, secondo me lo scorso anno Soriano e Praia Tortola sono state due realtà meravigliose. Quest'anno, tanto per loro quanto per voi, si complica il cammino, proprio perché le squadre ormai vi conoscono e, come dire, vi aspettano al varco. Sì, diciamo che ormai abbiamo una piccola etichetta che ci portiamo dallo scorso campionato, etichetta positiva, e credo che oggi, anche se la partita fosse finita 0-0, credo che è stata una partita bella vivace, non dal classico 0-0 senza un tiro, magari senza emozioni, quindi credo che questa è sinonimo di due squadre che si sono affrontate a viso aperto, che hanno dato battaglia e che hanno fatto un discreto calcio. Grazie mister. Grazie a voi.